Per quanto riguarda la situazione della Chiesa in questo momento, mi viene in mente un episodio raccontato da Matteo, Marco e Luca concordemente, la tempesta sul mare di Galilea. Raccontano gli evangelisti che un giorno attraversavano il mare di Galilea, erano sulla barca, e guarda caso Gesù si mette a poppa, in particolare lo dice San Marco, che ripete le catechesi di San Pietro, pensiamo. Ebbene, Gesù si mette a poppa e si addormenta, volutamente, chiaramente. Mentre Gesù riposa, si leva la tempesta, il mare comincia ad agitarsi, le onde cominciano a diventare furiose, gli apostoli hanno paura, svegliano Gesù. Signore, salvaci, perdiamo, affondiamo! Gesù si sveglia, si alza, comanda al vento, comanda al mare, fermati, placati, tutto ritorna calmo. E Gesù si rivolge agli apostoli e dice, perché avete avuto paura? Gente di poca fede. Nelle tempeste dobbiamo sempre ricordare che Dio è sopra la tempesta e Dio può tirarci fuori da ogni tempesta purché abbiamo fede, purché apriamo il cuore a Lui con l'umiltà del credente. Don Divo Barsotti un giorno disse, un grande sacerdote, il vero pericolo della Chiesa, il vero rischio della Chiesa è la pochezza di fede o la mancanza di fede. Non per nulla Gesù ha detto, quando il Figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla terra? È un bel ammonimento, è un invito a crescere nella fede. Lei nei giorni scorsi ha inaugurato la preghiera dell'Angelus e del Rosario ogni giorno dalla cattedra di San Pietro. Qual è il valore di questo appuntamento? Quando il mare è in tempesta, noi dobbiamo rivolgerci al Signore. L'unico che ci possa aiutare è Lui, è Gesù. Questa preghiera nasce proprio da questa constatazione. Nelle difficoltà non possiamo risolverle noi con la nostra umana forza, dobbiamo aggrapparci al Signore perché è l'unica roccia. Per questo ho voluto fare questa preghiera e grazie a Dio tutti quelli che potevano hanno risposto. Pensate che il mio telefono è intasato da gente che risponde per dirmi soltanto grazie. È entrato nelle nostre case e ci ha fatto sentire una grande famiglia che prega da San Pietro. Tra l'altro ci tengo a precisare, la Basilica di San Pietro è stata sempre aperta in questi giorni, mai chiusa. Dalle 7 del mattino fino alle 18 della sera, sempre aperta. Chiaramente la gente ha difficoltà a venire, ma che pochi che vengono pregano e questa iniziativa allarga gli spazi e crea una grande famiglia orante. Il ciclo proseguirà anche la prossima settimana? La preghiera continuerà fino al 3 aprile. Dopo avremo altre disposizioni, sapremo cosa decideranno di fare durante la settimana santa. Questo deciderà il Santo Padre, evidentemente. E anche la domenica 15, domenica 22, domenica 29, verrà trasmessa anche la messa delle 10:30, in modo che da San Pietro parte una grande corale preghiera, il coronato di Berlini si allarga e abbraccia tutti in questa meravigliosa preghiera dal cuore della cattolicità. In conclusione, tutta questa situazione, questa vicenda di emergenza, che cosa ci insegna? Ho tanto riflettuto su questo fatto. A me sembra di dover dire, questa epidemia improvvisa, inattesa, rapidissima, ci fa riflettere. E la prima riflessione è questa. In poco tempo l'Italia, l'Europa e il mondo sembrano in ginocchio. Siamo tutti invitati a fare un grande bagno di umiltà. Non siamo i padroni del mondo. Siamo piccoli, siamo fragili, siamo molto spesso aggredibili. Per questo dobbiamo darci la mano gli uni con gli altri e soprattutto aggrapparci al Signore. Maria Teresa diceva, Dio è la trave che tiene in piedi il tetto. Se togliamo la trave, casca il tetto. Dobbiamo aggrapparci al Signore, questo è il primo grande invito. Secondo grande insegnamento, sentivo ieri in un'intervista radiofonica un giovane che ha detto se mi togliete la partita di calcio, se mi togliete la discoteca, cosa mi resta? Cos'è lo scopo della mia vita? Ecco la grande riflessione. Dobbiamo ritrovare l'essenziale. L'essenziale non è il divertimento, l'essenziale non è il denaro, l'essenziale non è il successo. Nel 1970, per raccontare un particolare che può far riflettere, Mario Soldati, un buon giornalista, andò in Svezia per cantare il paradiso svedese e rimase diversi mesi in Svezia.
La conclusione fu un libro, ancora si può trovare, che ha questo titolo, I disperati del benessere. E Mario Soldati dice in quel libro, è una società organizzata in maniera meravigliosa, però lì manca qualcosa. C'è il più alto tasso dei suicidi. Lì manca qualcosa. Non ha avuto il coraggio di dire, lì manca Dio. E Dio ci è venuto incontro. Ci è venuto incontro in Gesù. Non siamo soli nella bufera. Nella barca c'è Gesù, purché lo svegliamo. E Gesù ci ha dato la formula della felicità. Sempre Maria Teresa diceva, nei paesi del benessere la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Qual è la formula della felicità? È il comandamento dell'amore. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Il comandamento dell'amore ci mette in comunione con Dio, ci fa una trasfusione della vita di Dio e quando siamo in comunione con Dio siamo felici. Penso che una volta disse a Maria Teresa, era il 22 maggio 1997, la madre morì il 5 settembre successivo. L'ultima volta che l'ho visto, era affaticata, stanca. Madre, prende anche lei qualche giorno di ferie, ma lo dissi scherzando. Maria Teresa mi guardò con occhio severo e mi disse, caro Vescovo Angelo, non ho bisogno di ferie, perché i miei giorni sono tutti festivi. Fare del bene è una festa, ricordatelo, è l'unica festa. E concluse, un giorno o l'altro potessi sentir dire che Maria Teresa è morta per schianto del cuore. Mi potrebbe schiantare il cuore per troppa contentezza. Gesù ce l'aveva detto e anche questa epidemia ci conferma l'insegnamento di Gesù.